Sono Maurizio Baglini, consulente artistico per la musica e danza del Teatro Verdi di Pordenone, in questo caso pianista perché sono a casa, ho un pianoforte, e cerco di fare in modo che questo muro che ci separa, sia semplicemente un momento per poter condividere qualche cosa di ciò che poi rivedremo in teatro o abbiamo visto in teatro. Quest'anno avevo investito molte energie progettuali sulla celebrazione dell'anniversario beethoveniano, i 250 anni dalla nascita. E a proposito di muri, quello che vogliamo abbattere ora è questo della costrizione per questa epidemia, pandemia, il coronavirus, una tragedia epocale, certo, però ho pensato a cosa faceva Beethoven, per quali muri da abbattere si è battuto, scusate il gioco di parole. Beh, sicuramente per il fatto che per lui già ai tempi del Congresso di Vienna l'Europa fosse una unità geografica, politica e sociologica indivisibile. Questo non arriva soltanto col suggello della Nona Sinfonia. A me viene in mente il Concerto Imperatore. Detto imperatore, c'è la leggenda che ci riporta alla liberazione dall'oppressore, ovvero quello che era l'idolo della speranza post-rivoluzione francese, che poi si proclama imperatore, Napoleone. E Beethoven è molto critico nei confronti di ogni forma di dittatura, sostanzialmente, o di non democrazia intesa nel senso più strettamente etimologico del termine. E l'imperatore mi fa venire in mente a un fattore innovativo di Beethoven, ovvero il suo modo di saper improvvisare. Beethoven da giovane era un grande virtuoso del pianoforte e guadagnava la vita non solo grazie alla composizione, ma improvvisando, riuscendo a stupire tutti grazie a quello che col pianoforte sapeva fare. Nel Concerto Imperatore va a catalogare l'improvvisazione, che di solito era data dal momento della cadenza, ovvero il momento in cui il solista poteva improvvisare dopo che nella precedente esposizione, sviluppo e riesposizione dialogante fra orchestra e solista, l'orchestra si doveva fermare per dar spazio allo sfoggio del solista. Beethoven in questo concerto, Imperatore, mette la cadenza all'inizio, quindi sciocca l'ascoltatore, perché c'è un accordo orchestrale, io lo faccio al pianoforte ovviamente, che è questo, e il pianoforte parte subito con la cadenza. Si arriverà poi al momento in cui, in una forma di concerto solistico tradizionale, ci si sarebbe dovuti attendere la cadenza. In effetti c'è. E la cadenza c'è, è una genialissima cadenza. Il problema è che Beethoven scrive: non si fa cadenza, ma si va subito al seguente. Quindi quella che era la sua dote di grande improvvisatore si trasforma in coscienza e consapevolezza del fatto che deve scrivere tutto. E scrive lui, prendendo l'incipit tematico, ritmico e tematico, quindi questo
questo motivo e parte con una cadenza che porta poi alla coda. Il solista deve proseguire così. Molto sintetico di come si potesse rivoluzionare un'abitudine. Io personalmente mi auguro che anche le nostre abitudini di curiosità culturale, di frequentare ancora di più la musica dal vivo, l'arte dal vivo, possano essere rivoluzionate da questa esperienza che forse ci potrà anche cambiare tutti, ma in meglio. Ciao!